faccia, come sempre stato, come ho sempre fatto nei miei anni di presidenza del Perugia Calcio, perché io credo che un presidente nei momenti felici è giusto che prenda gli applausi, nei momenti meno felici è giusto che prenda i fischi. Quindi la conferenza è stata fatta, è stata decisa dal sottoscritto perché credo che era giusto metterci la faccia in un momento di difficoltà. Ripeto, in un momento di difficoltà, purtroppo la programmazione che ho messo in piedi da circa 10 anni nel Perugia, secondo me sta dando i suoi frutti un po' in tutti i settori del club. Sapete benissimo quello che è stato fatto, quello che ancora dobbiamo fare e quello che spero riusciremo a fare. La verità è che oggi non mi sta riuscendo purtroppo di salire, di fare l'ulteriore gradino per raggiungere quella categoria che magari tutti noi vorremmo fortemente auspicare al Perugia Calcio. Perché non sta accadendo? Perché, credetemi, se ci avessi avuto, se oggi io avessi la medicina certa per poter curare quello che puntualmente ogni stagione ci accade, vi giuro, vi prometto che la userei. Purtroppo non la sto trovando questa medicina e mi sto sforzando di cercare di capire dove stiamo mancando. Una cosa è certa, lunedì già l'ho detto, qui non c'è una fazione, squadra, presidente o Cosmi. Io quello che ci tengo a dire è che bisogna compattarci insieme ai nostri tifosi, insieme al nostro allenatore, insieme alla squadra, insieme a tutti noi, perché quando si è in difficoltà soltanto unendo gli sforzi da parte di tutti si può riuscire a rialzarci, a riprendere un cammino che comunque non va dimenticato, che soltanto 15 giorni fa ci faceva pensare che potesse essere diverso. Oggi non lo è. Capisco l'amarezza di chi ci segue, capisco l'amarezza dell'allenatore e ripeto, lunedì mi sono espresso che il mister lo capivo, anche se magari ha usato dei toni che in quel momento erano dettati dal cuore più che dalla ragione, ma sicuramente c'erano dei concetti esatti che io sposo, che io condivido. Quindi oggi sto qui per riconfermare che io sono con l'allenatore, sono con la squadra, sono con i tifosi, perché comunque sia, al di là di quello che ci potremmo dire o fare, io so che lunedì sera la curva nord sarà piena, io starò al mio posto, l'allenatore sarà in panchina e i ragazzi saranno in campo, perché ci sarà una partita complicatissima per tante ragioni. Penso che tutti capiate quanto possa essere difficile emotivamente affrontare lunedì sera questa partita, ma dobbiamo avere la consapevolezza e la serenità di affrontarla nel migliore dei modi, perché solo così possiamo rialzarci. Io vorrei anche aggiungere tante altre cose, però forse la vorrei veramente fare breve questa conferenza stampa. Ripeto, è stata fatta soltanto perché volevo che la gente vedesse la mia faccia e questo è, diciamo, il mio modo per far trasparire a chiunque magari ne avesse qualche dubbio che io potessi in qualche modo svicolare dalle mie responsabilità. No, io metto gli uomini nel Perugia Calcio, gli uomini prendono le decisioni in ogni settore. Ho scelto Coretti, ho scelto il mister Cosmi, ho scelto l'allenatore, ho scelto. Poi loro a loro volta prendono le loro decisioni per le loro competenze. Quindi è chiaro che quando le cose non vanno per come tutti pensavamo, mi sento prima di tutto il primo responsabile e voglio che la gente sappia che qui comunque sia Santo Padre non scappa, sta qui, ci mette la faccia, ripeto il concetto, e soprattutto vi prometto
che ci metto tanto impegno, più di quello che ho sempre messo, perché evidentemente quando si arriva a un punto che le persone che più ci amano, cioè i tifosi, arrivano a fare delle critiche o magari a lamentarsi di un atteggiamento o di un qualcosa che loro non stanno vedendo per il verso giusto, c'è da rispettare quello che dicono e chiederci di fronte ad uno specchio dove si sta sbagliando. Quando lunedì ho detto zero alibi, intendevo proprio questo. Zero alibi significa non dare più la colpa a quella persona che abbiamo a fianco dei nostri insuccessi. Siamo noi i responsabili dei nostri insuccessi, soltanto noi. Io sto con Cosmi, la squadra e i tifosi, perché tutti insieme questi quattro elementi compongono il Perugia. Se uno di questi elementi non è coeso tra loro, diventa più difficile. Santo Padre sta qui, non scappa. Spero che lunedì ci rialzeremo, o quantomeno spero che ci sia la prestazione, perché per me oggi è fondamentale anche quello. Nel calcio si vince e si perde. Io ribadisco sempre lo stesso concetto: è impossibile pensare di vincerle tutte. Si vince e si perde. Quando si perde si sta male sicuramente, ma voglio perdere a testa alta. Questo è il concetto che io sposo, questo è il concetto che il nostro allenatore ha voluto esprimere a parole sue, ma vero, concetto vero. Quindi, ragazzi, io sto qua, non sono mai scappato, sto in difficoltà, è vero, sto male come tutti voi. Quindi, credo che sia arrivato il momento, dopo questa mia breve conferenza stampa, di stare noi in silenzio, pedalare e lavorare, pedalare e lavorare, e speriamo di riportare un pochino di entusiasmo e di serenità intorno a noi, perché purtroppo siamo noi che decidiamo questo. Io ho finito, signori, era soltanto per questo, per ribadire determinati concetti che sono venuto in conferenza stampa. Forza, forza e coraggio. Il programma è offerto da Forti Infissi, eccellenza italiana nei serramenti. Io non abito a Perugia, però cioè, stando qui comunque anche una volta a settimana, quando ho iniziato il conservatorio, vengo a Perugia, sì, cioè, mi sento un po' perugina. Praticamente, cioè, suono.